tra poco. Sul canale 17 di Fano TV, l'informazione locale. Punta un forcone davanti all'ingresso della sala del Consiglio Comunale di Monbaroccio. Per il sindaco Vichi è un atto intimidatorio di stile mafioso. Sede riservata agli artigiani, a sede politica per simpatizzanti di estrema sinistra. Un cambio di gestione che scatena polemiche e finisce in Consiglio Comunale. Andate via. Se non via porti a tutti. Biblioteca in ospedale, dopo il San Salvatore il servizio prende il via anche al Santa Croce di Fano con 1200 testi. Giovanni Aluigi è stato riconfermato a Piobbico presidente mondiale del Club dei Brutti. Buonasera, benvenuti a Occhio alla Notizia. Dopo la proposta del sindaco Angelo Vichi di unire Monbaroccio a Pesaro e il sì del primo cittadino del capoluogo Ricci, è comparso, è spuntato un forcone davanti all'ingresso della sede del Consiglio Comunale di Monbaroccio. Per il primo cittadino è un atto intimidatorio di stile mafioso. A riguardo di questo abbiamo sentito il suo avvocato Gianluca Sposito. Sentiamo che cosa ci ha dichiarato. Avvocato, ha detto che si sta passando dal confronto politico alla minaccia? Sì, perché è davvero intollerabile che da un contesto puramente politico relativo alla possibile fusione di due comuni si debba poi arrivare ai forconi in piazza e a minacce neanche tanto velate come quella che si è verificata questa mattina. È davvero intollerabile e quindi il sindaco non può che rimanere esterrefatto, ma fermo, deciso nel proseguire la sua attività di amministratore, nel tutelare sé, la propria amministrazione e nello stesso tempo le istituzioni comunali. Ci sono testimoni che hanno visto questo gesto? Guardi, in questo momento parlare di quelle che potranno essere delle indagini è ovviamente fuori luogo. Il fatto è stato denunciato ai carabinieri del posto e ovviamente faranno loro l'attività investigativa necessaria in questo caso. Quindi il sindaco ha comunque preferito procedere per vie legali? Assolutamente, ha denunciato quello che è un grave fatto intimidatorio. La presenza di un forcone fuori la sala di un consiglio comunale credo che sia un gesto violento e minaccioso e assolutamente da non tollerare in un comune così tranquillo, in un posto così peraltro privo di tensioni. Paradossale che da un contesto, ribadisco, che deve rimanere politico, si passi a un confronto di questo tipo, a minacce di questo tipo. Non resteremo, ovviamente, non resterà il sindaco inerte e quindi ha agito e agirà. Minacce che secondo voi derivano dopo l'annuncio di questa possibile fusione con Pesaro? Sì, ovvio, è evidente, la connessione è quella, però ripeto, deve avere il contesto deve essere quello politico, il confronto con le parti, con i cittadini, il referendum consultivo, fine, ma non possiamo pensare di trascendere, di avere manifestazioni di questo tipo. Ogni tipo, la protesta sì, va bene, la manifestazione di un'opinione, ma non certo attraverso queste modalità, sono intollerabili. Ed ora occupiamoci di un caso di una sede riservata agli artigiani che è diventata una sede riservata a simpatizzanti di estrema sinistra. Un cambio di gestione che ha scatenato polemiche e che è finito in consiglio comunale. Vediamo i particolari nel servizio di Simona Zonghetti. Il circolo Arci Artigiana di San Lazzaro è diventato una sede politica dei partiti di estrema sinistra. È l'accusa di Antonio De Sena, uno dei soci, che chiede di far chiarezza sul cambio di gestione avvenuto, secondo alcuni, a tradimento, cioè con una poco chiara campagna di tesseramento dove ai già gestori del circolo fu chiesto di riconsegnare le tessere perché lo stabile di proprietà del comune regolato con un comodato d'uso avrebbe chiuso i battenti. Qualcuno ha richiesto di poter entrare, però lei no, siccome chiudo le chiavi le do al comune. Invece cosa hanno fatto? Hanno fatto riconsegnare i soldi indietro e gli hanno ridato le tessere, ho capito, i vecchi soci, e le chiavi sono passate direttamente all'Arci, dall'Arci
Passat Mascarin e l'Ornella di Pesaro si sono appropriati di questo circolo. La mattina dopo sono andato giù io a vedere, no? Io dico, ma cosa fate voi qui dentro? E dico, ah, io sono il presidente, io sono il consigliere. Io dico, ma chi va a votare, ma voi altri? Ha detto, noi, ma come noi? Non abbiamo fatto nessuna assemblea, nessuna riunione, non abbiamo fatto niente. Dalla sera alla mattina hanno fatto tutto loro, capito? Siccome il circolo è rimasto senza soci, si sono appropriati subito. Ecco, quindi voi avete consegnato le tessere pensando che questo circolo venisse chiuso, in realtà il giorno dopo c'era già qualcun altro dentro. Sì, perché le chiavi devono essere consegnate al comune, invece state consegnate all'Arci di Pesaro, l'Arci di Pesaro, siccome Mascarin lavora all'Arci di Pesaro, gli serviva una sede. Per fare un centro sociale hanno preso subito l'artigiano al balzo. Il signor Antonio sottolinea inoltre che l'articolo 1 dello statuto dell'associazione identifica il circolo come apartitico. E lei questo statuto ha provato anche a richiederlo? Io una volta l'ho richiesto e non me l'hanno dato. Non è che dovevo studiarlo a memoria, capirà, dopo due minuti mi scordo quel che ho detto, poi fa ricordiamo un statuto tutto amico, no? Quindi adesso che cosa succede? Siete fuori, non potete ritornare ad essere dei soci? I soci ci possono andare, ma siccome non gli piace l'ambiente, perché il circolo è il nostro, 150 anni di storia c'ha, e ne è dei Mascarin, dell'Ornella di Peso che loro si sono appropriati, perciò loro andati via. Se andiamo via porti a tutto. Su questo argomento il consigliere comunale di Progetto Fanno, Alberto Santorelli, ha presentato un'interrogazione che verrà discussa mercoledì 9 settembre. A sindaco e giunta verrà chiesto se ritengano giusto, corretto, democratico e civile che un circolo come l'Artigiana, dopo 150 anni di storia, debba essere improvvisamente chiuso e gestito da pochi e per pochi, emarginando, scrive, quei soci che vi hanno dedicato lavoro e sudore. Ed ora andiamo in mare per quella che in gergo tecnico si chiama una scuffiata, perché a causa del vento un catamarano si è rovesciato nel pomeriggio di domenica 6 settembre intorno alle ore 17 all'altezza del Lido di Fano. Ad avvisare la capitaneria di porto è stato un bagnino della stessa spiaggia che, notando movimenti anomali del mezzo a vela, ha deciso di dare l'allarme. Ma per fortuna l'intervento dei militari della Guardia Costiera non è stato necessario, poiché l'equipaggio è riuscito a raddrizzare il catamarano in pochissimo tempo. Solo tanto spavento quindi per le persone a bordo, che non sono rimaste ferite per l'accaduto. Beh, immagini sicuramente spettacolari, ma tutto in sicurezza. Ci sono manovre ben precise da fare al riguardo che i velisti conoscono. I pompieri sono intervenuti ieri, domenica, in località Cannelle di Fano, dove è divampato un incendio. Un contadino aveva lasciato incustodito un fuoco pensando che ormai si fosse spento, ma così non era. Vediamo. Un incendio divampato nel pomeriggio di domenica intorno alle 17.30 in località Cannelle di Fano, al confine con Ponte Murello di Cartoceto. Le fiamme sono divampate interessando una parte di un terreno agricolo al confine con una stradina ed alcune abitazioni. Il fuoco, inizialmente controllato da un contadino, è stato poi lasciato incustodito, probabilmente pensando che fosse ormai spento. Così però non è stato. Le fiamme hanno ripreso vigore e hanno bruciato alberi e siepi. L'intervento immediato dei vigili del fuoco di Fano, giunti sul posto con 5 uomini e 2 mezzi, ha scongiurato il propagarsi dell'incendio. In queste circostanze è necessario evitare le giornate ventose per scongiurare che i fuochi possano sfuggire al controllo, non lasciare incustodito il fuoco e rimandare l'accensione di piccoli falò a periodi con condizioni meteo più favorevoli. Occorre anche utilizzare spazi vuoti e ripuliti dalla vegetazione, concentrare il materiale in piccoli cumuli ed effettuare un controllo costante fino al completo spegnimento del fuoco. E una donna in compagnia dei suoi nipoti è caduta rovinosamente a terra stamattina sulla statale Adriatica, nella ex zona dei carri di carnevale, dove ora sorge un parcheggio. Poco prima di mezzogiorno, uscita da un negozio, ha perso l'equilibrio inciampando e cadendo sul selciato. Una pattuglia dei vigili urbani di Fano, che era in transito in quel momento, ha avvistato la donna a terra, che è stata trasportata prontamente al vicino San Salvatore dal 118. Il gruppo consigliare Fano 5 Stelle ha presentato una mozione che riguarda la ZTL al Lido di Fano. I residenti del Lido infatti hanno consegnato in comune una petizione con oltre 100 firme per denunciare una disparità di trattamento, in quanto la cifra da loro pagata, 68 euro per la prima macchina per 100 giorni, 8 ore al giorno, è la stessa pagata dai residenti del centro storico, in cui la ZTL è in vigore tutto l'anno per 24 ore al giorno.
I grillini quindi chiedono di prevedere tariffe differenti ed eque per le diverse zone a traffico limitato, oppure di allungare per tutto l'anno la limitazione qualora si decida di mantenere invariate le cifre dovute. Occupiamoci di politica perché il ministro dei beni culturali Dario Franceschini sarà in visita mercoledì 9 settembre nella provincia di Pesaro e Urbino. Nella città ducale Franceschini firmerà un protocollo sulla valorizzazione sinergica del patrimonio culturale e turistico di Pesaro, Urbino e Fano insieme alla regione Marche e ai tre comuni. Alle 15 il ministro è atteso a Pesaro, poi farà tappa nella città della Fortuna dove è atteso in piazza 20 settembre intorno alle ore 17:30 con il vertice locale del Partito Democratico. Ed ora parliamo di biblioteche negli ospedali perché questa mattina è stato presentato un progetto già attivo al San Salvatore di Pesaro da qualche anno e ora è stato esteso anche al Santa Croce di Fano. Numerosi gli attori che fanno parte di questo progetto, primi fra tutti i volontari e anche i cittadini che sono coloro che donano i libri gratuitamente. Libri nei reparti ospedalieri a disposizione di utenti, familiari ed operatori per migliorare la qualità della vita di chi è costretto a passare del tempo in strutture sanitarie e per creare un ambiente in cui il paziente possa sentire meno l'isolamento dalla sua vita e di percorsi di cura, lunghi o brevi che siano, possano significare anche percorsi di arricchimento e benessere. È questo lo scopo dell'iniziativa Biblioteca in Ospedale, promossa dall'azienda ospedaliera Marche Nord, dai presidi di Fano e Pesaro e con la collaborazione del servizio biblioteche delle due città. Questo progetto della biblioteca in ospedale, sottotitolo Leggere fa bene alla salute, punta proprio a questo, a incrementare i livelli di umanizzazione e di accoglienza del nostro ospedale, un progetto, quello dell'accoglienza e umanizzazione, su cui la nostra direzione aziendale ha puntato da subito, dalla nascita di Marche Nord. Crediamo molto nell'utilità di questo progetto, la lettura è una qualità, porta la qualità alla vita del paziente, porta una stimolazione cognitiva, il paziente non è più concentrato sulla sua malattia e inizia quindi a riportare un po' della sua vita che fuori la riporta anche dentro la struttura. Il motore del servizio biblioteca in ospedale sono le associazioni di volontariato che gestiscono e curano le postazioni librarie. Il comune di Pesaro è stato il primo a partire nel 2012 nei due stabilimenti ospedalieri Centro e Muraglia del San Salvatore dove sono circolati ben 6.352 testi, tutti donati dai cittadini e ricondizionati dalle biblioteche e posizionati nelle 24 postazioni. Da pochi giorni anche al Santa Croce di Fano con 11 postazioni librarie sono stati coperti quasi tutti i reparti con 1.200 libri e altrettanti ne sono in arrivo. Si tratta di un'iniziativa per noi molto importante perché abbatte contemporaneamente i confini sia dell'ospedale che della biblioteca e permette di costruire una dimensione di socialità positiva anche all'interno delle strutture sanitarie, con un ampliamento ovviamente anche di quello che è il servizio bibliotecario. Quindi un progetto importante che speriamo possa migliorare ulteriormente la qualità della vita della nostra comunità. Ed ora vi parliamo di un avvenimento che è avvenuto domenica perché 250 vespe provenienti da tutto il centro Italia si sono ritrovate al Pincio appunto domenica 6 settembre di prima mattina per il 7° raduno vespistico Riviera dell'Adriatico secondo Memorial Solli. La palma dei più distanti è andata al Vespa Club di Montevarchi, ma i club iscritti sono stati più di 24, con quasi 300 partecipanti che hanno fatto visita ai monumenti storici di Fano prima di pranzare tutti insieme e ripartire alla volta di casa dopo aver trascorso una bella domenica assieme alla madre di tutti gli scooter, la Vespa, fiore all'occhiello dell'industria motoristica italiana e del design. Un club molto particolare, da tutti conosciuto, il Club dei Brutti, ha eletto Giovanni Aluigi, detto La Belva, riconfermato a Piobbico, appunto presidente mondiale del Club dei Brutti. Vediamo. E all'orizzonte spunta, bello ma brutto, brutto ma bello, il presidente La Belva!
un applauso! Facciamoci sentire, piazza, facciamoci sentire! Presidente, eccolo! È lui! Si chiama Giovanni Aluigi, detto alla Belva, ha 50 anni ed è stato rieletto per la sesta volta consecutiva presidente mondiale del Club dei Brutti. Giovanni ha dunque trionfato tra gli altri 7 concorrenti che a Piobbico si sono contesi lo scettro della famosa associazione che, fondata nel 1879, ad oggi conta 25 sedi sparse nel mondo e circa 30.000 iscritti. Dopo l'annuncio dei vincitori, ad aprire la parata per le vie del paese sono state Tremoto e la Brutto Mobile, come scritto sull'auto, con il vicepresidente Matteo, detto Gedeone, a seguire le majorette di Cagli, alcune miss e 2 ragazze brasiliane. Ecco il bandino che valorizza le persone per quello che sono e non per quello che appaiono. Il Club dei Brutti era nato con l'esigenza di maritare le zitelle del paese e poi, con il passare degli anni, l'associazione ha colto una visione più ampia del problema e l'obiettivo ora è quello di sminuire il culto della bellezza e dell'apparenza trasmessa dai media, dai social network, che ormai dominante nella società moderna, dove spesso si guarda l'apparenza preferendo la forma alla sostanza. Il nostro motto è sdrammatizzare. Se tu drammatizzi la bruttezza, sei autoironico, queste cose le fai pesare di meno alla gente. C'è gente che non esce di casa perché ha questi problemi, c'è gente che non riesce a parlare con le donne perché ha questi problemi, ci sono donne che non riescono a parlare con gli uomini perché hanno questi problemi. Noi li drammatizziamo e ci siamo riusciti. È bello d'essere brutti. Congratulazioni da Luigi per questa rielezione al Club Mondiale dei Brutti. Ed ora, prima di lasciarci, vi ricordo che domani andrà in onda Primo Cittadino, l'appuntamento in diretta con il sindaco Massimo Seri, qui negli studi di Fano TV, a seguire il telegiornale. Vi ricordo i nostri contatti per porre domande o quesiti al Primo Cittadino. Il telefono è lo 0721 861433, oppure potete mandare un sms o un whatsapp al 338-4968-250. Bene, grazie per averci seguito sin qui. Termina questa edizione di Occhio a Notizia, che torna naturalmente domani sera alle 20.30 puntualmente. Noi saremo sempre qui. Grazie e buon proseguimento con i programmi di Fano TV.